Tiziano, io partirei con un'immagine facendo attenzione a non turbare la privacy delle persone, però se Alessandro Romano gira un attimo la camera, tu vedi quanti sono i lavoratori di nazionalità indiana che attendono di essere vaccinati. È così da giorni. L'ASL di Latina sta facendo i tamponi sulle persone, sono stati trovati 282 casi positivi tra le persone di nazionalità indiana, non c'è neanche però nessun riscontro dai primi sequenziamenti che si tratti di variante indiana. Noi siamo con Silvia Cavalli, che è la direttrice generale dell'ASL, ci aiuta a capire la comunità Sikh, la minoranza religiosa indiana più presente qui nella provincia di Latina, di che comunità stiamo parlando e che numeri? Sì. Questa comunità indiana annovera tra i 22 e i 25 mila presenze, di cui la metà regolare e la metà composta di irregolari. Si distribuisce sul territorio da Aprilia fino a Fondi su piccoli borghi residenziali. Loro rappresentano, come noto, una comunità chiusa. Rispondono soprattutto al loro capo religioso e ci sono 5 capi religiosi di riferimento che noi in questi giorni stiamo incontrando. E per sensibilizzare, diciamo, i Sikh a fare il tampone in modo da fare uno screening esatto della popolazione indiana, è questo il punto? Allora, noi abbiamo attivato diverse iniziative di prevenzione attive. Da un lato c'è quella di base su tutto il territorio, che ricomprende anche componenti della comunità indiana. Poi in particolare abbiamo attivato una focalizzazione specifica attraverso degli screening di massa. E uno di quelli lo stiamo svolgendo oggi presso questa azienda agricola. Siamo andati nel loro principale luogo di lavoro, loro sono soprattutto braccianti agricoli e quindi abbiamo iniziato dal 12 aprile a fare questi screening massivi di tutti i lavoratori di queste aziende agricole. Okay. E abbiamo individuato una serie di casi positivi. Da questi facciamo il tracciamento sulle loro abitazioni, quindi sui loro centri residenziali. E da domani iniziamo anche a fare degli screening massivi nei centri residenziali. Domani ne verrà fatto uno che è costituito da 500 abitanti, prevalentemente di comunità indiana. Unitamente a queste attività, che si svolgono anche presso le scuole, sia per la comunità italiana che ovviamente per quella indiana, c'è poi un'ulteriore iniziativa, che è quella data dalla circolare del ministro Speranza di 3 giorni fa, e vale a dire che tutti i soggetti indiani che sono arrivati negli ultimi 14 giorni in Italia, e quindi per essi nella provincia di Latina si pensa a circa 300 arrivi, devono essere individuati, tamponati e poi devono essere collocati in quarantena. Quanti ne avete già trovati di questi 300? Quanti ne avete rintracciati? È un'attività che è iniziata da 2 giorni insieme alla prefettura e quindi in questi giorni si sta esprimendo. Oggi c'è un contatto con 3 capi religiosi e quindi nei prossimi giorni inizierà questa attività di tamponamento. Senta, mi perdoni, ma i tamponi poi voi li mandate tutti a far sequenziare o mandate un campione di quei tamponi? Un campione. L'attività funziona in questo modo: nelle aziende come nelle comunità facciamo un tampone rapido antigenico. Nei casi trovati positivi si fa il tampone molecolare. Quindi il laboratorio analisi. Di questi tamponi una quota viene mandata allo Spallanzani per il sequenziamento delle varianti. Una parte, quindi un campione. Aspetti che la fermo, perché qui devo sentire Bassetti.